Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo di una cosa che mi sta molto a cuore, tanto che ho pubblicato questo post su Instagram. Diciamo che mi sono un po' scoperta, ho tirato fuori delle mie vecchie debolezze, insicurezze che assolutamente mi hanno segnato nella mia vita. Questo viaggio che ho fatto per capire bene come funzionava la mia pelle, per come fare ad avere una pelle bella, sana e luminosa, l'ho iniziato circa un anno fa, 2 anni fa. Ho deciso finalmente di leggere questo libro che vi ho fatto vedere sempre su Instagram e quindi oggi tiriamo fuori tantissimi spunti di bellezza da questo libro qui. Charlotte si presenta come una ragazza pigra perché dice: perché dovevo affannarmi per avere un volto perfetto quando potevo sistemare tutto rapidamente usando correttore, fondotinta e cipria? Era molto più facile mettere lo stucco sulle imperfezioni che eliminarle. E io in questa frase mi ci rivedevo tantissimo, era proprio il mio pensiero costante. Non avevo mai voglia di lavarmi la faccia, neanche di struccarmi a volte quando andavo a dormire, fino a che tutto è cambiato quando ho avuto un momento di down nella mia vita, circa 2 anni fa, vi direi, 2018-2019. In questo periodo, ragazzi, io ho sofferto veramente di acne, di brufoletti e la mia pelle era parecchio disastrata e io non riuscivo a venirne fuori, tanto che sono andata dal dermatologo più volte e provavo, ma non è mai servito nulla su di me. Poi finalmente ho scoperto il mondo favoloso della skincare di cui oggi parliamo. Ma torniamo all'esempio di Charlotte. Charlotte, quindi una classica ragazza americana che amava il sole, amava abbronzarsi, eccetera, si è trasferita in Corea per lavoro e da lì la sua vita è cambiata. La cosmesi in Corea è ovunque. Pensate che il complimento più bello che una ragazza può ricevere in Corea è: ma che bella pelle che hai! Questo libro veramente mi ha trasportato in questo magico mondo coreano. Infatti ci sono tantissimi negozietti proprio capaci di farti entrare in un mondo nuovo, per farti proprio vivere l'esperienza di tutti i prodotti che vendono. E io adesso avrei tantissimo voglia di andare in Corea, ma questo lo farò appena ci sbloccheranno. Quindi come fare ad avere questa pelle sana e luminosa? Cosa importantissima è creare l'abitudine di prendersi cura della propria pelle giorno dopo giorno. Considera la tua routine di bellezza proprio come un momento di benessere dedicato a te stessa, soprattutto per farti scivolare via una lunga giornata stressante. E poi ce l'hanno sempre detto: prevenire è meglio che curare. Quante volte ho sentito questa frase in tantissimi contesti poi. E è proprio vero, se ci pensate, nella skincare è così. Lo stato della nostra pelle infatti è determinato da come la trattiamo noi giorno dopo giorno, mese dopo mese e anno dopo anno. Non esiste la routine adatta a tutti. Quindi quello che ti dice la tua influencer preferita o la tua amica migliore non è detto che sia perfetto per te. Ovviamente se la maggior parte delle recensioni che ci sono in giro sono positive e se tu, dopo aver analizzato il tipo di prodotto, letto la descrizione, sei interessata a provarlo, provalo. È importantissimo infatti conoscere la propria pelle, capire che tipo di pelle abbiamo. Dobbiamo essere noi la mattina, guardarci allo specchio e capire di che cosa necessita la nostra pelle. Si procede quindi per tentativi, per errori. Pensate che le donne coreane che tanto apprezziamo, amiamo per la loro bellissima pelle, quando provano un prodotto e ne rimangono insoddisfatte, magari gli causa dei brufoletti, non ci pensano due volte a buttarlo via. Se come me siete appassionate del tema, girate comunque sui social, avrete sicuramente sentito parlare dei famosi 10 step della skincare coreana. Come se veramente una ragazza coreana si mette ogni mattina e ogni sera a utilizzare 10 prodotti differenti. Questo libro sfata questo grandissimo mito. Non è mai stato detto con chiarezza che ogni cosmetico viene inserito nella propria routine per uno scopo preciso. Quindi ci sono cosmetici che magari si possono utilizzare una volta a settimana, alcuni anche solo una volta al mese. E sfatiamo questo mito che la skincare per essere efficace debba avere per forza questi 10 step. Anche no. Le ragazze coreane si prendono cura della propria pelle sì la mattina e anche la sera, ma non usano tutti quei prodotti
allo stesso modo e insieme. Una cosa che io ho notato veramente che è fondamentale per me, e che anche in questo libro viene detto proprio come step fondamentale per le coreane, è il passaggio della detersione. Questo è il primo passaggio che faccio la mattina e il secondo la sera. Ovviamente il secondo la sera perché prima ci si toglie il trucco e poi si lava il viso. Perché non basta acqua e sapone? Perché ovviamente il sapone può veramente danneggiare, creare più imperfezioni. Invece il detergente è proprio formulato in maniera che sia delicato, adatto a un certo tipo di pelle. Io uso in questo momento un detergente per pelle secca normale. Cosa fa il detergente? La mattina pulisce la pelle, magari da tutti gli acari che girano nella nostra camera, insomma la pulisce bene. E la sera è ancora più importante della mattina perché durante il giorno il trucco, il sebo, l'inquinamento ci otturano i pori non respirano e dopo questa cosa causa i punti neri. Ta-da-da-da. Allora, i punti neri li hanno tutti e questo libro lo spiega bene, però noi possiamo gestire, diciamo, la loro visibilità, perché se noi detergiamo bene la nostra pelle, la puliamo sempre mattina e sera, i pori possono restringersi e diventare pori normali, non otturati, pieni di schifezza al suo interno. Ecco, questa è la differenza di un poro normale, classico, e i pori dilatati, punti neri, famosi punti neri che tutte abbiamo, ragazzi, non vi preoccupate. Per le donne coreane la detersione pensate che è proprio sinonimo di pelle morbida e idratata, come il culetto di un bambino. Una cosa che io ho imparato tantissimo in questo mio viaggio alla scoperta della skincare è mai stuzzicare, toccare i brufoletti o le irritazioni. Allora, ancora oggi io ho questo problema colpevole e mi rendo conto che è la cosa che peggiora davvero lo stato della mia pelle, nel mio caso. Quando soffro magari di stress per eventuali situazioni, magari scadenze di lavoro, situazioni magari in famiglia, io ho la tendenza a toccarmi la pelle, a grattarmi un pochino e questo per farvi capire anche che nessuno ha la pelle perfetta, tutti abbiamo i nostri punti deboli e la cosa migliore assolutamente sarebbe quella di non toccare mai i brufoli e mai schiacciarli. Siete voi che decidete di andare a schiacciarli, quindi non fatelo. Piuttosto potete utilizzare quei cerottini che si mettono sul brufolo, così vi eviteranno anche di andare lì a stuzzicarveli perché sono coperti, oppure quelle creme spot. Vi trovo degli esempi di prodotti che ho utilizzato io, con cui mi sono trovata bene, e ve li lascio in descrizione. Un altro step che personalmente mi piace tantissimo e ho scoperto è il tonico. Il tonico è come una spugna, va applicato dopo la detersione e prepara la pelle a far penetrare bene i sieri e tutti gli attivi ingredienti che hanno al loro interno. È un'acqua che quando la si applica può sembrare che non faccia nulla. Pensate alla spugna per i piatti. Quando noi dobbiamo lavare i piatti, la spugna è secca e asciutta. Se gli mettiamo il detersivo non penetra bene all'interno della spugna, mentre invece se noi la bagniamo e poi gli mettiamo detersivo il prodotto funziona meglio. Stessa cosa è il tonico, ragazzi, nella mia skincare non può mai mancare e è uno step che mi piace tanto. I sieri, a parte che sono bellissimi esteticamente con le loro boccettine di vetro, con le loro contagocce, la cosa più importante è che i sieri hanno una concentrazione di ingredienti al loro interno che permettono proprio di essere come dei trattamenti. Pensate a quelle macchie scure sulla pelle o anche per le rughe, i sieri sono ottimi. Ovviamente anche lì sul mercato ce ne sono tantissimi tipi per tantissime esigenze, per ogni tipo di pelle si sceglie il siero più adatto. Nel mio caso io in questo momento uso un siero idratante perché la mia pelle è secca e ve lo sto ripetendo sempre, ormai lo sapete. Inoltre un'altra cosa che viene anche sottolineata nel libro è che quando si applica il siero è importante far passare un paio di minuti per farlo assorbire bene, penetrare bene all'interno del viso. Un altro concetto che ho amato e che voglio condividere con voi come segreto di bellezza è il sonno di bellezza. Allora, io amo dormire e quando dormo bene mi sento veramente
Bene, grazie a questo libro infatti ho capito che i prodotti che applichiamo la sera, quindi proprio prima di andare a dormire, sono i più efficaci per la nostra pelle, perché di giorno la pelle è impegnata a difenderci dagli agenti esterni, tipo inquinamento, comunque il trucco, mentre di notte invece si rigenera, quindi è il momento ideale per far penetrare bene tutti i prodottini. Un altro punto importante personalmente è il contorno occhi. Si dice, o meglio, io l'ho sempre sentito dire, che il contorno occhi, diciamo, è la spia che ci fa capire l'età di una persona. Quando non applico un contorno occhi veramente ne risento e lo noto, perché noto molto di più le mini rughette che ci sono, e anche come base pre-makeup per me è essenziale. Se non lo applicassi avrei il contorno occhi molto secco. Invece adesso è tutto bello idratato. Adoro toccarlo. Un prodottino coreano di cui mi ha fatto innamorare questo libro, quindi questo libro è la causa di questo, sappiatelo. No dai, non è vero, ero già innamorata prima, ma adesso è un prodotto che amo tantissimo. Sono le maschere in tessuto. In Corea sono delle vere e proprie superstar. C'è anche una piccola intervista di un produttore di cosmetici coreano che produce delle maschere in tessuto. Spiega un po' cosa c'è dietro a questo prodotto e ha detto che ci sono 800 maschere in tessuto disponibili in Corea in questo momento. Ha senso utilizzarle o meno? In passato appunto le sdegnavo perché mi sembravano un po' così solo per divertimento, mentre ora ho capito effettivamente a cosa servono. Ad esempio, se avete un evento importante, che sia di lavoro o comunque una giornata in cui volete essere al top, farvi una maschera di tessuto vi darà veramente quella luminosità in più, quella freschezza in più, e funziona. Aiuta a trattenere tutte le sostanze nutritive sulla pelle. Ora, come fare a mantenere una routine di bellezza ogni giorno? La motivazione migliore, che anche Charlotte dice in questo libro e che condivido al 100%, è proprio avere il desiderio di prenderci cura di noi, di sentire proprio il benessere che ci dà fare la skincare, con la consapevolezza che col passare dei giorni, dei mesi e anche degli anni la nostra pelle costantemente migliorerà e noi quindi ci sentiremo più sicure di noi stesse e senza l'obbligo di ogni giorno indossare tutto quel make-up. Ed eccoci qui, ora vi parlo della mia esperienza, di che prodotti utilizzo io, i prodotti con cui ho iniziato, diciamo, ad avere cura della mia pelle e a cambiare. Soprattutto mi dedicherò ai prodotti di Hello Body, perché comunque oggi appunto c'è questo bellissimo sconto. Questo mese Hello Body donerà parte del ricavato all'Associazione Italiana per l'Endometriosi e io ovviamente sono molto molto felice di sostenere questa causa. Allora, un prodotto che da quando l'ho utilizzato, testato per la prima volta, me ne sono innamorata, l'ho preso, ripreso più volte, è questo qua, il Coco Fresh. Io so che ne sentite parlare veramente tantissimo, ma per me è pazzesco, l'odore è incredibile, sa di yogurt al cocco, ve lo giuro. Tra l'altro questi prodottini con lo sconto di oggi vi costeranno pochissimo, quindi una volta nella vita secondo me bisogna provare il Coco Fresh. Non ve ne pentirete, Hello Body ha tutte le linee, questo qui è più per pelli normali, tendenti al secco, al disidratato. E ovviamente io ho anche dei brufoletti ogni tanto, ho anche delle irritazioni, ma non mi ha mai causato irritazioni, che questa è la cosa che cerco di più in assoluto nei prodotti che mi utilizzo. Poi un altro prodotto che ho continuamente preso, ripreso e ordinato è la Coco Day, anche questa linea coco, quindi ha l'odore di yogurt al cocco. Filippo spessissimo mi fa notare quanto io sappia di cocco quando vado a dormire, perché questo è l'ultimo step della mia notte, cioè io metto questo, non metto ultimamente maschere notte, no, metto una semplice crema. Altro prodotto promossissimo che utilizzo sempre, che veramente noto la differenza quando ce l'ho e non ce l'ho, il Cara Look, è il contorno occhi illuminante con queste piccole scintille al suo interno, tra l'altro è beigiolino come potete vedere dalla foto e quindi da questa proprio è ottimo come pre-makeup. Top. In questo momento appunto l'ho ordinato, mi deve arrivare, non vedo l'ora di riavere il mio Cara Look. Tra l'altro nello sconto di oggi è anche gratis, io sono molto contenta di questa cosa perché potreste provarlo.
Un altro prodotto che mi piace un sacco di Hello Body sono le loro maschere in tessuto. Io adoro fare le maschere in tessuto, poi adesso sapete bene che amo lo stile di vita coreano, questo prendersi cura della pelle. Io voglio farla almeno una volta a settimana adesso, perché è comunque un momento che mi rilassa tantissimo e questa veramente mi piace. Poi un altro prodotto che mi è piaciuto un sacco, io lo utilizzo veramente ogni volta che esco dalla doccia, è questo qua, che è il Coco Milk, quindi sa di cocco, è proprio una lozione per il corpo che io applico, è una crema, ragazzi, una crema dopo la doccia, si spalma benissimo, non lascia residui oleosi, insomma è una crema ottima per il corpo dopo la doccia. In generale le linee che uso di più sono assolutamente la Coco e la Rose in estate o comunque quando ho la pelle mista. Ora appunto l'ho sospesa perché la mia pelle è secchina e normale, però io la linea Rose veramente la consiglio spassionatamente se avete la pelle mista tendente a brufoletti, acne e queste cose. C'è un siero che è questo qui, al momento non ce l'ho perché mi è scaduto e l'ho buttato, vabbè me ne mancava tipo così perché lo amo. Quel siero veramente è in grado di farvi scomparire i brufoletti. Comunque per qualsiasi domanda, altre cosine che volete sapere, lasciate un commentino qua sotto oppure scrivetemi su Instagram. Io vi ringrazio di aver visto il video fino a qua, sono contentissima oggi di aver condiviso con voi questa mia passione per la Corea e per la skincare in generale. Grazie, grazie, grazie e ci vediamo nel prossimo video.